Con una giornata di studi oggi nella sala giunta di Palazzo San Giacomo si è affrontato il tema delle politiche per l'educazione degli adulti, il cosiddetto lifelong learning, ed il ruolo che hanno gli enti locali, in particolare il Comune di Napoli, ed il nuovo assetto territoriale della città metropolitana, in vista della scadenza del prossimo 31 agosto, quando saranno costituiti i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, le nuove autonomie scolastiche che sostituiranno gli attuali centri territoriali per l'impiego e le scuole serali. Quest'anno finalmente abbiamo potuto stanziare nel bilancio comunale 30.000 euro che saranno destinati alle attività culturali proposte proprio dalle scuole serali, dai centri territoriali permanenti, dalle scuole, dagli istituti serali, in funzione proprio della promozione di questo impegno di cittadinanza. Questo momento di riflessione è anche importante perché siamo in presenza di una transizione significativa per il comune, questo passaggio alla città metropolitana che coincide poi per il mondo del serale con l'imminente istituzione dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti che hanno comunque come ambito di riferimento, molto probabilmente avranno come ambito di riferimento proprio quello della città metropolitana. Nell'ambito delle politiche per l'educazione degli adulti, il Comune assume una funzione determinante per una formazione che tende al reimpiego degli adulti nel mondo del lavoro una volta terminato il loro percorso di formazione, ma non bisogna neanche sottovalutare altri aspetti legati al percorso formativo. Speriamo che anche l'Italia recepisca queste indicazioni internazionali dell'Unione Europea e faccia partire dei progetti di attuazione che non siano soltanto vincolati all'assunzione o diciamo, all'acquisizione di abilità professionali immediatamente spendibili, ma che abbiano un respiro un po' più ampio e che curi veramente un po' più l'educazione della persona, l'educazione più che l'istruzione.